Sati ha puntato molto negli ultimi anni sul welfare come strumento per promuovere sostenibilità sociale, il tutto integrato all'interno di un dialogo aperto e fruttuoso con le parti sociali. Cosa significa welfare per noi? Ad esempio, conciliazione vita-lavoro e quindi, ormai da 2 anni e mezzo, smart working diffuso, ma anche iniziative a sostegno della salute e del benessere, come per esempio il programma di consapevolezza alimentare, il concorso Cammina e Vinci e le iniziative a contrasto del fumo e delle ludopatie. Da 3 anni, in collaborazione con uno dei principali provider italiani, abbiamo anche aperto la nostra piattaforma Sati Welfare, all'interno della quale è possibile accedere a tutto il range di flexible benefit e quindi, per esempio, avere il rimborso delle spese scolastiche dei figli, piuttosto che integrare il proprio fondo di previdenza complementare, piuttosto che accedere a sconti, convenzioni o usufruire di buoni e cofanetti regalo. La piattaforma si alimenta di una quota che è messa a disposizione per tutti dall'azienda e poi di quella parte del premio di risultato che ciascun dipendente sceglie di convertire. Da tutte queste azioni, piccole o grandi, ne esce un forte senso di appartenenza e quindi la comunità dei satiani, così ci piace chiamarci, dimostra un forte senso di appartenenza e di attaccamento all'azienda e un senso di fidelizzazione che è fondamentale per una crescita solida, stabile, sostenibile e inclusiva. Ne è una prova il 2020, un anno particolarmente difficile per via della pandemia, dove i satiani hanno dimostrato il massimo impegno, senso di responsabilità, ma anche passione e coraggio nell'affrontare le attività quotidiane. Da questo ne trae beneficio solo Sati, no? Ne trae beneficio anche il territorio in cui siamo, da cui i satiani arrivano e da cui Sati attingere per trovare le future risorse. Parlando di territorio, non posso non citare anche l'enorme impegno che Sati mette nel rispetto di tutte le normative e quindi nell'attuare una sostenibilità ambientale.